Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club, il nostro lunedì di chiacchiere cestistiche. Non siamo in onda, lo avete visto, nella prima parte di giornata come tradizione con l'appuntamento che va dalle 18 alle 19, ma lo siamo nella seconda tranche alle 23:20 indicativamente, quando appunto ci state seguendo. Questo lo dico anche per chi ci vedesse su YouTube, sui vari social, che logicamente abbiamo registrato nel pomeriggio. Non c'è nessun tipo di mistero, per cui quello che accade dopo non abbiamo la sfera di cristallo. Nonostante ciò, cercheremo di guardare un po' il futuro, cioè la finale scudetto della Virtus con Milano. Ne parleremo con Luigi Balduini e con Max Cocchi. Buonasera. Buonasera. E ne parleremo più tardi con un nostro grande ospite che è Matteo Bonicioli, ve lo anticipiamo già, quindi sarà veramente un piacere chiacchierare con lui. Ok, allora parto, prima di parlare della finale in se stessa, di tutte le analisi che potremo fare, che faremo certamente con Matteo, Max, comincio da te con due considerazioni. La prima, i prezzi dei biglietti. Sì. La seconda, le esternazioni di Baraldi, che dice chiaramente che gli arbitri stanno diventando un po' filo Milano. Mia opinione sì, velocissima, te la lancio, poi mi correggi al limite, o comunque mi dici la tua. Prezzi dei biglietti, il prezzo innegabilmente lo fa il mercato, i giocatori costano tanto e uno chiede una cifra, poi se la gente non va a vedere la partita eventualmente la abbasserà. Secondo punto, credo che sia un'uscita intempestiva quella legata agli arbitri. Non penso che ci sia oggi una tendenza pro Milano, tanto che la Virtus ha chiuso prima in classifica in campionato. No, allora, considerazione numero uno, allora, al momento lo stato dell'arte sono le curve che sono quasi esaurite. E quindi saranno alti i prezzi, ma la gente li ha spesi. E la tribuna, quella che diciamo che non viene inquadrata dalle telecamere, pressoché piena, rimangono posti liberi e al momento sono piuttosto numerosi nel settore, praticamente dietro le panchine, quello che viene inquadrato dalle telecamere. Al momento lì risultano esserci numerosi posti liberi. E quanto costa lì un biglietto? Sai che non ho neppure guardato, anche perché sono andati in mini abbonamento fino a ieri, erano in vendita con i mini abbonamenti, quindi è da oggi che sono andati in vendita a prezzo singolo. Ma d'altronde sappiamo che la politica della Virtus è questa, cioè quella di premiare chi si abbona, quindi chi prende un numero, un pacchetto di partite, e chi invece sceglie di una, la partita secca, la partita singola, cioè vuoi la crema, paghi la crema. Ok, Luigi? Allora, io non ha risposto sugli arbitri. Vai pure, io ti faccio rispondere sul primo punto, poi sul primo punto splittiamo. Sul primo punto io non posso dire nulla, perché il mercato dell'offerta e della domanda. Se tu chiedi tanto ma vendi, fai il tutto esaurito, hai ragione tu. E fra le altre cose hai offerto uno spettacolo top, super quest'anno. Quindi cosa devo fare, la svendita e vendere i biglietti come scafati? Non so, senza offesa per scafati, però tu sei la Virtus, hai vinto lo scudetto, sei andata, hai vinto l'Eurocup, quest'anno ti giochi ancora una finale. Secondo me è giusto. Sempre a patto che nessuno se la prenda con quando la gente decide di non andare, perché ogni tanto era già capitato che Baraldi dicessi: ma con quello che noi abbiamo speso, poi però il pubblico non ci premia. Bisogna avere anche i soldi, più che mai oggi. Non dimenticatevelo mai. Assolutamente. Cioè, voglio dire, se abbiamo visto un weekend, questo ponte festivo, con spiagge da tutto esaurito e con gente che chiaramente ha speso una notevole cifra di denaro, dopo se ci mettiamo anche dentro un mini abbonamento con costi comunque abbastanza alti, per quanto molto contenuti rispetto alla presa della partita singola. Sì, però devi fare una scelta. Alla fine uno deve fare una scelta. O scegli l'aperitivo a Milano Marittima, però, o scegli il cuore e la Virtus. Posso dirti, è giusto, e qui ci ricolleghiamo. Se devi fare una scelta, falla. No, però qui ci ricolleghiamo al discorso arbitri. Io credo che alla fine questo tipo di politica, con questo prezzo, se la serie va avanti e con tutte le premesse che stanno maturando, la Virtus polverizzerà tutti i record di incassi dei campionati italiani, perché ricordiamocelo, in questo momento ci sono le dichiarazioni di Baraldi, ci sono altre cose che stanno covando sotto la cenere, ma sta covando sotto questa finale letteralmente una polveriera. Cioè? Cioè ci sono una serie di
di questioni che sono sotto traccia, che sono pronte ad esplodere al primo accadimento. Dimmi quali. Per esempio la posizione di Messina nei confronti dei tifosi bolognesi. C'è un malumore neanche troppo celato dei tifosi bolognesi per il comportamento che ha avuto a Milano nei confronti, diciamo, per come ha fatto gli interessi della squadra e secondo i tifosi della sua squadra e secondo molti tifosi bolognesi anche a discapito della Virtus stessa. Io ripeto, non è una posizione che faccio mia. Io ti riferisco. Faccio una considerazione semplice. Bene, sei stato un grande allenatore della Virtus, vai a Milano. Nel cercare di fare bene il tuo lavoro per Milano, indirettamente danneggi il tuo competitor. Jack, faccio un discorso semplice, certo. Poi uno mi può dire ha fatto la tal cosa che non mi è andata bene, la dichiarazione che non mi è piaciuta, discutiamo, ma è fisiologico. Richiami un arbitro, anzi quando ero in Virtus quasi camminava a centrocampo. Cioè, io voglio dire banalmente, noi abbiamo lavorato in altre TV, se adesso siamo qua e facciamo, spero, dei buoni ascolti, tra virgolette, certo, facciamo un danno alle altre televisioni. No. Ma siamo qua. No, certo, ma cioè, il mio compito non è quello di giudicare o dire se hanno ragione o no. Io ti sto dicendo quello che si sta percependo in giro. Okay. Discorso arbitri. Baraldi, in un certo senso, si è nascosto dicendo sento da molti tifosi che... gli arbitri c'è una questione arbitrale, ci sono sostanzialmente quattro nomi che sono sul taccuino nero e sono Benis, l'arbitro ucraino, che tra l'altro saranno gli due arbitri di gara 1, poi c'è Paternicò e Loguzzo. Sono i quattro nomi che sono, diciamo, nella cosiddetta lista nera del tifo bianconero e sono considerati, diciamo, più pro Milano. Per esempio l'arbitro ucraino, ci sono dichiarazioni dove dichiara Ettore Messina è il mio modello, Ettore Messina è il mio punto di riferimento, una delle ragioni per cui sono venuto in Italia è che c'è Ettore Messina che è uno degli allenatori che rispetto maggiormente. Quello è un diritto, non c'è niente di male. Anzi, tu spesso dici Ettore Messina è il miglior allenatore, uno dei migliori. Io spiego le cose e le motivo, in modo che se poi succedono poi avvenimenti o se ci sono delle reazioni che sono sbagliate e sono fuori luogo, dopo poi non ci chiediamo la ragione per cui ciò succede. Sì, non amo la lista nera degli arbitri, no. Anche perché si è troppo condizionati da una partita, da una fischiata, ci si dimentica la fischiata che magari è stata a tuo favore, ci si ricorda di quella negativa. Quindi per quanto mi riguarda io sono per il sorteggio arbitrale integrale, il primo che dice il tale non lo voglio, tranquillamente si dice no, facciamo che arriva e anzi te lo mando anche la settimana prossima se posso. Io sono d'accordo con te, l'anno scorso Paternicò c'era, Benis c'era, Loguzzo c'era, mancava l'arbitro ucraino per sua fortuna perché casa sua si stava tranquilli, però la Virtus ha vinto 4-0, quindi cioè, alla fine, ma cioè, secondo me queste sono queste... dal mio punto di vista la questione arbitrale c'entra relativamente, però se la serie prende una certa piega che non è quella dell'anno scorso, da parte di Milano ci sono state dichiarazioni anche di Messina piuttosto forti in stagione, tipo per noi è diventata una ragione di vita quella di battere Bologna. E vengono fuori, ci sono una serie di cose che sono state dette che possono, che alla fine messe una insieme all'altra, se la serie prende una certa piega, possono esplodere e deflagrare. Beh, è la storia più vecchia del mondo, posso dire che Non mi fa impazzire le dichiarazioni di Baraldi, neanche un po'. No, allora, secondo me le dichiarazioni di Baraldi sono preventive. Sì. Sono preventive, fa della pre-strategia, come fa Messina poi a Milano molto spesso, quando comincia a dire ah, siamo messi male, abbiamo uno con la gamba. E Baraldi, Baraldi ha fatto un discorso aggirandolo, passando dal tifo, difatti poi come raccoglie Max che dice i tifosi sono preoccupati per l'arbitraggio, di chi sei preoccupato tu? Ma vabbè, solo che non lo puoi dire. Guarda, allora sono quelle cose un po' murignane, no? Sì. Quando si sentiva perseguitato. Aggiungiamo anche il resto delle dichiarazioni. Possiamo anche aggiungere finire le dichiarazioni di Baraldi, perché Baraldi ha anche detto i problemi, anche perché dice io
credo nella buona fede degli arbitri, però non posso fare a meno di notare che nelle nostre serie non ci sono mai stati problemi arbitrali, invece nelle serie nelle quali è stata coinvolta Milano dei problemi arbitrali ce ne sono stati. Il riferimento è a Bucchi, che dopo gara 2 a Milano si è presentato in conferenza stampa e praticamente ha detto, non se ne è pure seduto, da in piedi ha detto buonasera, 2-0 per Milano, saluti a tutti. Ed è se n'è andato. L'ho vista quella partita. Ah, non hai visto la conferenza stampa? Comunque c'è stato, era in vantaggio 49 a 41, sì. La formazione di Sassari. Sì. Secondo me Milano ha avuto dei favori arbitrali, bonari, cioè non disonesti, però secondo me sì. L'arbitraggio ha favorito tendenzialmente un po' Milano in quella fase. Esatto. Da virtussino, da bolognese, sì. Vi posso dire, non ho visto una cosa scandalosa. Perché? Perché quando c'è la tua squadra di mezzo, ogni decisione ti pesa. La vedi molto più. Su di te. Lì dico, certo. Beh, mi sembra che qui magari potevamo fischiare diversamente. Percepisci qualcosa per Milano, ma quando ci sei dentro, sembra, è ridicolo, no? Ma ci sono anche le cose che quando ce le sentiamo addosso, cioè ci fa un torto una ragazza, se capita un amico, ridiamo, se ce la fa noi, tra virgolette, un dramma. Ecco, l'arbitraggio è molto simile, ce lo sentiamo sulla pelle. Per cui io credo che Milano abbia avuto un po' di favore arbitrale in gara 2. Chi è stato coinvolto direttamente, sono convinto che sia anche rimasto scandalizzato, ma perché c'è dentro, sì. Questo voglio dire. E io la vivrei allo stesso modo in Virtus Milano, questo no, no, certamente. E altra cosa che ha detto Baraldi è stata, vedo che la sede della Lega è a Bologna, però vedo che la pallacanestro sta diventando sempre più milanocentrica, perché la conferenza stampa di presentazione delle finali è stata fatta a Milano, certo. Certo. La presentazione di Pozzetto, il nuovo come l'ha chiamato Petrucci, esatto, sì. No, questo per far capire il grado, la presentazione di Pozzetto è stata fatta a Milano, ma a me risulta che la Lega sia a Bologna, quindi vedo percepisco un milanocentrismo nella nostra pallacanestro. Io riporto le dichiarazioni fatte da Baraldi, naturalmente. Sì, non mi tocca nell'ottica della finale, esatto. Troveremo tante fischiate che faranno arrabbiare i virtusini e tante che faranno arrabbiare i milanesi. Adesso però qualche consiglio dalla regia, perché tra poco avremo in collegamento con noi Matteo Bonicioli. Tra poco. Di nuovo in studio con Sport Club e con il nostro ospite, il coach di Udine, Matteo Bonicioli. Ciao Matteo. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, piacere Matteo, ritrovarti. Ciao. Peraltro siamo partiti col piede giusto, dico bene? Sì, con una sofferenza inaudita. D'altra parte Verona è una squadra importante di questo campionato. Alessandro Romagli è un allenatore di grande qualità. E quindi in una stagione nella quale, come ho detto ai miei giocatori prima di cominciare la partita, Golden State perde in casa la prima subendo 120 punti da Boston e Barcellona perde la seconda in casa con Badalona, è chiaro che nei playoff qualsiasi tipo di logica viene sovvertita e non c'è niente di garantito. Quindi siamo stati molto bravi perché avevamo cominciato malissimo, siamo riusciti a subire 26 punti nel primo tempo o soltanto 8 nel secondo, siamo la miglior difesa di tutta la 2 dall'inizio della stagione, quindi siamo riusciti a rimetterla in piedi difendendo. Ti faccio solo una domanda, poi ti affido a Luigi e Max. Oggi ho letto un bell'articolo di Claudio Pea, che è una grandissima firma, brillantissima, veramente. Diceva, questo fatto del mercato, che viene portato avanti praticamente fino all'ultimo, bisognerebbe dare uno stop, perché poi uno ti prende Cournot, uno ti chiama un giocatore potenzialmente all'ultimo istante. È un concetto valido? Daresti uno stop o una squadra è libera di cambiare fisionomia prendendo giocatori di a uno fino all'ultimo secondo? Ma guarda, bisognerebbe mettersi d'accordo, ci sono tante incongruenze regolamentari, te ne cito soltanto una. In un campionato che a me piace molto, infatti l'ho frequentato spesso negli ultimi anni, e cioè tu hai 3 tesseramenti per migliorare il roster durante la stagione, se li utilizzi diciamo o non li utilizzi, arriva un momento della stagione in cui il termine dei tesseramenti finisce, per cui che tu li abbia utilizzati o meno, se li hai utilizzati li hai, se non li hai utilizzati li perdi,
e poi a fine stagione tutti quanti ne hanno uno in più, capisci? Nel senso, perché se io non ho utilizzato tre tesseramenti nel momento del dunque, poi dopo non ne ho più, mentre chi ne ha già fatti tre può prendere un quarto. Ci sono diverse incongruenze sotto questo aspetto. Io credo, continuo a pensare questo, che le sostituzioni dovrebbero essere concesse innanzitutto per motivi di infortuni, perché onestamente io sono testimone, le ultime due finali di A2, ne ho fatte tre complessivamente, le ultime di A2 credo di averle perse anche perché mi mancava Jonte Flowers alla Fortitudo e perché mi mancavano Mussini e Amato l'anno scorso. Quindi a fronte di infortuni tu dovresti avere il diritto di cambiare i giocatori. Poi dopo sulla logicità o meno di implementare il roster a un attimo dalla fine del campionato, la Virtus che venne promossa con Alessandro Ramagli prese Gentile all'ultimo momento, l'anno scorso Napoli ha vinto perché ha preso Burns due settimane prima della fine del campionato, che è stato un protagonista finale. Bisognerebbe mettersi tutti a un tavolo, sedersi e mettersi d'accordo, ma sai che in Italia è impossibile. Ok, Luigi. Ciao Matteo, grazie anzi per aver accettato questo invito fra gara 1 e gara 2. Ti volevo chiedere, credi che la categoria della Fortitudo sia questa, sia la 2, alla luce dei fatti che sono successi e alla società un po' che fatica sempre? Guarda, io recentemente ho seguito, è chiaro, con grande attenzione il destino di una società alla quale mi sento molto legato, e leggevo che nel corso della, diciamo, nella storia della Fortitudo ci sono 7 passaggi di categoria dalla Serie 1 alla Serie 2 e viceversa. Quindi credo che in qualche maniera sia una cosa già accaduta. Certo. Se ci si, fra virgolette, vanta di rappresentare la Bologna più semplice, passatemi questo termine, è chiaro che lo stare nel, diciamo, ai bordi tra Serie 1 e Serie 2 è una condizione che ci può stare. È chiaro che una retrocessione come quella di quest'anno, cioè con una squadra che non ha mai dato la sensazione di avere un'anima e un'identità, è una retrocessione che credo ai tifosi della Fortitudo faccia molto rabbia, più che per il risultato in sé. Io mi ricordo di essere stato accolto, io e i miei giocatori, dopo aver perso gara 5 contro Brescia, da credo 3-4 mila persone alle 3 del mattino con fumogeni. Io quando arrivavamo pensavo ci volevano picchiare, invece erano tutti contenti di noi perché avevamo combattuto fino all'ultimo in una situazione di palese inferiorità tecnica. Credo che per quello che è in qualche modo così lo spirito di quella società, aver visto una squadra così rinunciataria durante tutta la stagione abbia particolarmente infastidito. Dopodiché dirò una cosa poco popolare, ma nel momento in cui si è chiesta la testa di chi questa società l'ha portata in alto, perché non bisogna dimenticare che per arrivare a disputare questo campionato di Serie 1 sono stati spesi molti soldi e la ricostruzione è stata lunga, faticosa, impegnativa e meritevole di apprezzamento, adesso questa richiesta di far cadere le teste di chi ha investito dei soldi io non la condivido molto, anche perché non mi sembra che ci sia stata la fila di acquirenti nel momento in cui i muratori e tutta la società hanno detto aspettiamo dei nuovi investimenti. Quindi insomma io andrei un po' quieto in queste furie vendicative e punitive, perché non mi sembra che all'orizzonte ci sia un nuovo Giorgio Seragno, insomma. Matteo, innanzitutto buongiorno. Ti chiedo che A2 troverà la Fortitudo rispetto a quella che ha lasciato quando c'eri tu? Sai, quando c'ero io c'era una serie A2 dove c'erano Treviso, Virtus, Fortitudo, Trieste, Verona. Adesso la gran parte di queste squadre è salita o sta salendo. Cioè una tra Udine e Verona sale, una tra Scafati e Cantù rimane, però sicuramente le due squadre che rimarranno saranno molto ambiziose. Treviglio, con questo nuovo corso proprietario,
è una squadra ambiziosissima. Il fatto che abbiano preso giocatori fino all'ultimo anche loro per cercare di salire e abbiano annunciato anche per l'anno prossimo una squadra molto competitiva, farà sicuramente anche della 2 un campionato durissimo, anche perché poi diciamo, se mi permettete il tempo, è la quotidianità della Serie A2 che ti crea problemi. Cioè, tu vai a Capo d'Orlando, pensi che tu sei la Fortitudo, sei Udine, sei Verona e devi vincere per forza, invece trovi 10 ragazzi giovani, o meglio dire 8 ragazzi giovani italiani, 2 americani a $30,000 che vogliono far vedere che sono bravi, che ti fanno sudare la partita fino all'ultimo. Infatti, proprio qualche giorno fa con Cristian Pavani discutevamo sul fatto che Fortitudo è stata promossa 2 anni fa con un record di 2-3 anni fa con un record di 25 vinte e 5 perse direttamente. Noi quest'anno abbiamo 26 vinte e 4 perse in stagione regolare, e se non sbaglio tra Coppa, Campionato e Supercoppa abbiamo 40 vinte e 6 perse, e siamo ancora qui a vedere se saliamo o non saliamo, quindi un campionato durissimo. Facciamo un gioco, premesso che ti auguro di andare in A1 con Udine e di allenare Udine in A1. Facciamo che ti richiama la Fortitudo in A2. Qual è la prima cosa che fai, se accetti? Non mi richiamano, quindi non tirarmi in inganni. Tu sei un grande tifoso. È chiaro che ho le mie idee. È chiaro che ho le mie idee. Che sono però idee che in qualche maniera ho così sottoposto alle proprietà con le quali ho lavorato anche dopo la Fortitudo, però non mi tirare in inganni, non mi richiameranno, chiameranno un allenatore molto più bravo di me, così tutti quelli che pensano che io sia un flagello stanno tranquilli. No, altro che flagello, tu hai fatto vedere grandissime cose e ottenuto grandissimi risultati. Tu hai riportato la Fortitudo dove meritava di stare, non dimentichiamo mai questa cosa, perché eri in B2, poi è vero che una categoria è arrivata per un fatto regolamentare, ma hai sfiorato la 1 e, come dicevi, senza Flowers infortunato secondo me ci andavi. Quindi lasciamo perdere e parliamo di una squadra che aveva uno come Moss 6 anni fa, quindi fino a prova contraria. Moss preso per i playoff. Insomma, ragazzi, voglio dire, hai giocato contro la Super Brescia senza Flowers, parliamo veramente di nulla. Una curiosità, visto che Mancinelli lo conosci bene, quello te lo posso chiedere, che consiglio gli daresti? Guarda, io e Stefano ogni tanto ci sentiamo perché c'è un rapporto di grande affetto, non di amicizia, di affetto, che è diverso. Mi piacerebbe dirglielo di persona, ma io credo che lui sia ancora, non so se vi ricordate, tanti anni fa Oscar Eleni si impegnò a sponsorizzare la squadra della moglie, ex giocatrice della Standard di Milano, che voleva tornare a giocare assieme alle sue compagne quarantenni nelle categorie minori della Lombardia, a patto che si chiamassero Prigioniere del Sogno, e perché Oscar è sempre stato un grande poeta della pallacanestro italiana. Io credo che Stefano sia prigioniero del sogno, però purtroppo i sogni finiscono. Io, se fossi stato in lui, avrei smesso dopo la promozione. Adesso si trova in una situazione difficile, perché da una parte c'è la consapevolezza che gli anni stanno passando, dall'altra c'è il legittimo desiderio di voler finire non in una maniera così ingloriosa come quella di quest'anno, per cui non diciamo, da persona che gli vuole veramente bene, perché lo mandavo a allenarsi alle 6 del mattino con Bello Brevedieri quando mi incazzavo con lui per certe mollezze che aveva da ragazzino, gli avrei detto smetti dopo la promozione. Capisco però che un giocatore del suo livello non voglia lasciare la sua Fortitudo in un momento così difficile, è una decisione veramente difficile da prendere. Non ti chiedo quindi che consiglio gli daresti, perché diventa un dubbio che in qualche modo hai anche tu, è normale. Lui... Sai qual è il problema? Secondo me, Matteo, questa società, in cui a volte la società è un po' latente, bisogna dirlo, specie in questa ultima fase di campionato, ha bisogno di un allenatore parafulmine
come te, il problema è che ce ne sono pochi, ok? Sai, quegli allenatori che comunque mettono sempre loro la faccia e proteggono anche la società, come tu hai fatto in momenti anche un po' più o meno difficili della società. Comunque, mancando questa società, potrebbe essere importante partire da un giocatore simbolo. Tu lo prenderesti in società, Mancinelli? Ricostruiresti la squadra da qualcuno in particolare o la rifaresti completamente? Allora, io ti dico questo, le domande sono articolate. Per quello che riguarda Stefano, io credo che Stefano nella sua vita extracestistica abbia dimostrato già con le sue iniziative imprenditoriali di avere un senso, lo chiamo degli affari, non è un termine adeguato per quello, perché la fortitudo non è un affare, la fortitudo è una passione. Però ci vuole anche freddezza nel prendere alcune decisioni. Quindi io credo che in qualche modo che Stefano debba rimanere legato al destino della fortitudo sia inevitabile, perché lui ha dato molto alla fortitudo, ma la fortitudo ha dato moltissimo a lui. E quindi credo che questo legame in qualche maniera vada prolungato. In quale forma non lo so. In Italia c'è, rispetto ai vedi, non so, Maldini prima di tornare da capo a Milano ha dovuto subire, nessuno ne parla più, ma l'ultima partita di Maldini a Milano, lui girando attorno al campo a salutare i tifosi, fu sommerso dai fischi, perché siamo un popolo di maleducati. Sulla fine della carriera di giocatore di Totti hanno addirittura fatto uno sceneggiato televisivo su Sky. Quindi il ruolo delle icone in Italia è sempre molto, molto complicato, anche perché non c'è rispetto, mai. C'è rispetto fino a che le cose vanno bene, poi cominciano a dirti che sei vecchio, sei bollito. È una decisione, ribadisco, che deve prendere lui. È molto complicata. E un'altra cosa che dico, leggevo nei giorni scorsi del possibile ritorno di Montano, io credo che ci vogliano delle persone di riferimento. Io per esempio a Udine qui ne ho una, che è Nazareno Italiano, che è un combattente clamoroso, accolto 2 anni fa a Udine malissimo per un tatuaggio sul corpo che si è fatto visibile della F dello scudo crociato, e che poi invece in 2 anni è diventato uno degli idoli della città, perché è un combattente clamoroso. Allora, se si trattasse di ripartire da Nazareno come uomo simbolo, sì, però rifare la squadra di quella volta no, perché sarebbe soltanto un'operazione nostalgia che dopo pochissimo tempo scoprirebbe i suoi limiti. Molti di quei ragazzi, grazie alla fortitudo, hanno fatto la carriera che meritavano, a partire da Candi, Raucci ha un ruolo importantissimo, adesso credo sia infortunato, ma ha un ruolo importantissimo a Scafati. Però è chiaro che la prima cosa sulla quale chiarirsi, secondo me, sarà che campionato si vuole fare, se si vuole tentare di vincere al primo colpo, che non è mai semplice. Noi siamo alla quarta finale consecutiva in 2 anni, Coppa campionato, e non siamo ancora sicuri di aver vinto, quindi nonostante siamo stati da 2 anni ai vertici della categoria. Programmare una promozione è difficilissimo, forse darsi un tempo ragionevole per ricostruire la squadra dalle basi avrebbe più senso. Allora, arrivo subito da te, Max, perché poi ti farei parlare di Virtus, perché ovviamente c'è una finale scudetto e Matteo può parlare a livello nazionale. Hai detto il consiglio a Mancinelli, visto che sei tu Pavani, che consiglio gli hai dato? No, io a Pavani non do consigli. A Pavani, diciamo, con Pavani parlo perché è una persona con la quale io ho fatto delle litigate pazzesche, siamo stati mesi senza parlarci. Quando lavoravo in fortitudo, però so che è una persona che può aver commesso sbagli come molti, perché tutti quelli che accusano Pavani di aver fatto gli sbagli vorrei vedere nella loro vita privata e professionale se non ne hanno mai fatti. Però è uno che si tiene in una maniera, forse addirittura, passami il termine, esagerata alla fortitudo, nel senso che diventando ormai vecchio, cioè avendo superato la soglia dei 60 anni, mi accorgo che molto spesso si lavora meglio quando non c'è coinvolgimento emotivo. È brutto da dire, per me che sono un passionale, ma quando tu fai il tuo mestiere senza essere emotivamente coinvolto, probabilmente sei un po' più lucido.
Io mi sono ammalato alla Fortitudo e sono tornato troppo presto, sputando sangue letteralmente negli allenamenti, perché dopo un giorno di terapia intensiva e una settimana con molti punti in gola ho deciso di tornare e avevo un catino dedicato nel quale sputavo sangue durante gli allenamenti ogni volta che tiravo un urlo. Ma ho sbagliato, perché se invece di fare l'allenatore passionale avessi fatto quello razionale, probabilmente avrei aspettato ancora un mese e forse la squadra sarebbe andata un po' meno. Beh, a questo punto, Matteo, io passo a quella che è la finale scudetto che va a cominciare mercoledì tra Virtus e Milano. Ti chiedo un pensiero su questa finale e se secondo te il fatto che nel basket italiano siano tornate due corazzate così forti, ma che hanno scavato un solco così, così grande con il resto della concorrenza, sia anche un bene per il basket italiano. Ma sai, la realtà è che in ogni paese europeo, voglio dire Barcellona, Real Madrid, Fenerbahce, Efes Pilsen, in ogni paese europeo ci sono due o tre squadre che hanno un budget clamorosamente superiore, Panathinaikos e Olympiakos. È da sempre così, quindi non bisogna né stupirsi né offendersi. Secondo me una cosa invece è molto importante. Milano non ha sempre ottenuto i risultati che pensava di ottenere in base agli investimenti fatti, perché nel periodo di Milano ha vinto Venezia, perché nel periodo di Milano ha vinto Sassari, ma non è un caso che Milano, a fronte di questi, credo si possano chiamare fallimenti, senza offendere nessuno, sia arrivato una leggenda del basket europeo come Ettore Messina, non soltanto come allenatore ma anche come presidente. Quindi secondo me il fatto da salutare positivamente è che non ci sia più un dominio ipoteticamente incontrastato come quello di Milano, che aveva rispetto alle altre competitrici un budget assurdamente superiore, ma che sia arrivata un'altra forza economica e progettuale importante a contendere a Milano il ruolo di prima società d'Italia. E sotto questo punto di vista il tempo che è stato necessario alla Virtus per arrivare a questi risultati è stato veramente minimo, con risultati clamorosi: scudetto, qualificazione all'Eurolega, Eurocup. Certo, risultati valutato, super. Ti chiedo solo una cosa. Valutato il tempo che ha avuto a disposizione Zanetti rispetto ad Armani, a oggi si può addirittura pensare che la Virtus abbia fatto meglio di Milano. Non si discute. Chi vince lo scudetto? Ma diciamo, io istintivamente dico Virtus, però Milano è uno squadrone, si parla dei due assieme ad Andrea Trinchieri, dei due migliori allenatori italiani forse di ogni epoca, cioè Ettore Messina e Sergio Scariolo, si parla di due potenze economiche enormi, si parla di roster clamorosi, lunghissimi e di grande qualità. A me gli italiani della Virtus piacciono più degli italiani di Milano, non credo di offendere nessuno nel dirlo, la mia opinione personale, e credo che gli italiani in una serie lunga, stante che si possono schierare soltanto se gli stranieri, possano fare la differenza. Quelli di Bologna mi sembrano un po' meglio di quelli di Milano, però ribadisco, non voglio che si offenda nessuno, nel senso, è una mia opinione personale. Certo. Hai citato poco fa la vicenda, il Ettore Messina, la nazionale, e credi che ci sia stata una carenza di, forse, di fair play in questa fase in cui è stato messo a casa Sacchetti da Petrucci? Allora, guarda, ogni qualvolta io esprimo opinioni su quel mondo, mi assicuro una visita al Tribunale federale. L'ultima volta è stata in occasione della mia lotta per la salvezza a Pesaro. Ricorderete che Milano perse una partita 20-0 perché Nannali era stato messo in campo nonostante dovesse scontare una squalifica data due anni prima, al termine della stagione con Avellino, che ovviamente tutti si erano dimenticati. E io, c'erano quattro squadre in lotta per la salvezza: noi, Torino, Reggio Emilia e ancora una che non mi ricordo, e Pistoia.
Pistoia vinse in casa 20-0 una partita che aveva perso. Io dissi che mi sembrava sbagliato, sportivamente sbagliato, che una promozione venisse decisa da un tweet di Nannali 2 anni prima, perché era stato un tweet di Nannali 2 anni prima a determinare quella squalifica, e diciamo, invece di comprarmi un motorino andai al Tribunale Federale. Per questo, tutto quello che concerne la federazione, permettetemi di risparmiare dei soldi. Beh, allora, già che ci siamo, questo lo possiamo chiedere, tanto questo non è il tribunale. Su Pozzecco direi che due parole vanno spese, perché io credo che abbia inciso, dando che il Pozzo è diventato un bravo allenatore, e non è una cosa banale, perché sembrava che non volesse fare l'allenatore ed è diventato bravo. Incide secondo me tanto l'immagine, perché mi devono raccontare quanti sono poi vice allenatori che diventano capo allenatori della nazionale. Premesso che per me non è una scelta sbagliata. Prossima domanda. Allora, è un'ottima risposta. Sì, in effetti è stata esaustiva. Allora vai tu con la prossima. Beh, posso dirla io secca? Sì. Cosa pensi che farà la Virtus in Eurolega, finalmente sudata? Ma credo che sarà una protagonista, per i giocatori che ha. E devo dirvi una cosa, io l'ho sempre seguito con grande attenzione e con grande partecipazione, ma l'autorevolezza e la maturità con la quale Hackett è tornato dall'esperienza in Russia è straordinaria. Cioè, gioca con un controllo e con una consapevolezza delle sue forze che è veramente incantevole. Cioè, era da anni, secondo me, che non c'era un giocatore italiano così decisivo come Hackett per determinare le sorti di una stagione e della propria squadra. Quindi io sono convinto che se tu parti da Hackett, se tu parti da Bellinelli, se tu parti, voglio dire, anche dai giovani che ci sono, no? No, e hai un allenatore come Sergio Scarioli, una proprietà come quella di Zanetti, sei destinato nel giro di brevissimo tempo a essere un protagonista vero dell'Eurolega, cioè a pensare ad arrivare, se non altro, alle Final Eight. Scenghelia, se ne parla tanto, per me è un giocatore che, quando è a posto fisicamente, incide tanto e ha cambiato il volto di questa Virtus. Lo rifirmeresti con un biennale a 1,8 a stagione? Ma se li avessi, sì. Se li avessi, sì, non se li hanno. Diciamo che io non conosco il contratto di Scenghelia, ma se tu mi parli del contratto di Scenghelia, ti dico che quello che spendiamo noi per tutto l'anno per cercare di venirne a uno è leggerissimamente superiore a quello che la Virtus spende solo per Scenghelia. Però se li avessi, sì, ma non tanto per un discorso. È chiaro che a me piace molto anche l'altro numero 4, che essendo la senilità ormai avanzata, non mi ricordo, quello che adesso dicono che l'anno prossimo non giocherà più con la Virtus, il ragazzo di Colò. E a me piace da morire. Quando una squadra può permettersi di alternare Scenghelia ed Hervey nel numero 4, avendo dietro Ali Begovic, diciamo, si vive bene. Ma non cambierei Scenghelia, questo non concesso che avessi 1.800.000 euro, perché la continuità premia in questo sport. E quindi, siccome credo che Scenghelia abbia avuto modo di capire cosa vuol dire fare pallacanestro a Bologna ad altissimi livelli, se potessi tenerlo lo terrei, perché quanto più tu mantieni un nucleo, tanto più tu hai garanzia di far bene. Perfetto. Matteo, hai sempre avuto un'attenzione quasi maniacale sui giocatori italiani, nel cercare di curarli, sì, di farli crescere. Ti chiedo, negli ultimi anni c'è stato qualche segno di vita, qualche progresso? C'è qualche giocatore tra uno, ma anche che sta crescendo in A2, che può proporsi a buoni livelli? Prima cosa. Seconda, ti chiedo se un giocatore come Paiola è un giocatore che può essere il giocatore, diciamo, simbolo di questa rinascita dell'italianità, ecco, dei giocatori di casa nostra. Allora, guarda, ti dico questo. Di Paiola, nelle nostre cene carbonare con Alessandro Ramagli, quando allenavamo su due sponde diverse a casa mia in Via del Pratello, già a quel tempo Alessandro mi parlava di Paiola come di un fuoriclasse,
ma non in senso tecnico, non limitandosi al senso tecnico della parola, ma parlandomi di un fuoriclasse come di una persona fuori dalla norma. E quindi è chiaro come gioca, lo testimonia, insomma, no? La sua abnegazione difensiva, la disponibilità a passare la palla agli altri, la volontà anche di andare oltre i suoi limiti, perché sicuramente Paiola non è un tiratore, e quindi la volontà di migliorarsi in quell'aspetto, che potrebbe farne una stella di primissimo piano qualora migliorasse il tiro della pallacanestro europea, testimoniano come di giovani italiani ce ne siano. Io qualche ragazzo interessante in Serie A 2 l'ho visto, è chiaro che c'è un gap di fisicità tra 1 a 2 enorme e tra 2 pallacanestro europea altrettanto, e tra 1 e pallacanestro europea altrettanto grande, perché io sto seguendo adesso molto i playoff della SEBE, c'è un livello di fisicità spaventoso, spaventoso. Noi continuiamo a pensare che lo small ball sia una gran figata, invece tu vai in Europa e vedi le guardie di 2 metri, l'area piccola di 2,5, le ali grandi 2,8 e i centri 2,14, vuol dire. Poi noi qua ci stiamo a raccontarcela dello small ball. Ma c'è un fenomeno che vi segnalo, che coinvolge tra l'altro molti ragazzi bolognesi, che ha coinvolto anche mio figlio Francesco, che ha recentemente preso una borsa di studio da un college Division 2 per passare i prossimi 4 anni negli Stati Uniti, e che è il vero vulnus della pallacanestro italiana. Cioè, ci sono molti giovani italiani di talento che scappano, nel senso, a Bologna se ne sono diversi. Il primo di questi è Nobili, che ha preso questa borsa di studio a Boston, viene dal settore giovanile della Virtus, ha 2,8 metri, gioca da 4, perché purtroppo siamo da anni che parliamo di aria fritta, ma la realtà è che i nostri giocatori a 18-19 anni escono dal settore giovanile e quando gli va bene vanno a fare gli under, che è una figura professionale illusoria, cioè prendi i soldi perché c'hai sulla tua carta d'identità una data, ma poi quando non sei più under sei finito, a meno che tu non sia un fuoriclasse. E quindi ci sono tantissimi ragazzi italiani, tantissimi, il figlio di Andrea Cessel, il figlio di Binelli, mio figlio che è un buon giocatore nonostante quello che pensasse Gregor Fucca al suo tempo, e altri che se ne sono andati, perché in Italia quando tu finisci il settore giovanile sei morto. Come diceva mio grande amico del tempo passato, sei morto cavallo. Infatti, e non c'è nessun allenatore italiano nelle condizioni di rischiare la propria carriera per far maturare un giovane. O ce ne sono pochissimi. Infatti, Matteo, questo è giusto, però ti chiedo anche, è necessariamente un male questo? Perché ok, qui parliamo di ragazzi giovani che sono dei, parliamo di adolescenti, però ci sono giocatori già fatti e formati. Io penso per esempio a Polonare e Fontecchio, che andando all'estero sono rinati. Ma su questo bisognerebbe aprire una profonda riflessione. Cioè Polonare e Fontecchio in Italia erano prima under, poi erano inseriti nella quota, poi a un certo punto sono andati all'estero e hanno dovuto fare gli stranieri e hanno messo in atto le loro potenzialità. Quindi io lo dico da anni, appunto mi rifaccio alla mia senilità incipiente che ti fa, come voi sapete, spesso ripetere le stesse cose, ma io continuo a dire che se esiste un ambiente, chiamiamolo lavorativo, perché è innanzitutto una grande passione, ma se esiste un ambiente nel quale una volta che ti metti in mutande canottiera non dovresti avere protezioni di sorta, è quello dello sport, no? Certo. E invece purtroppo continuiamo a pensare che gli under, gli over, io vi racconto una, in Serie A2, se tu sei nato entro il 31, diciamo il 1 gennaio del 2002, sei un under anche nel posto 11 e 12 del roster. Se la tua levatrice è arrivata troppo presto o troppo tardi a casa e ti ha fatto nascere, hai avuto la sfiga che ti abbiano fatto nascere alle 11.57 del 31 di dicembre del 2001, sei un over.
No, lo so, guarda, quella degli under è stata una rovina. Tanti hanno pensato di essere dei giocatori veri e poi si è rivelata una farsa. Passavano, mi ricordo, dalla B alla D perché c'era un divario, con degli allenamenti imbarazzanti, perché c'era gente che solo perché era giovane doveva stare nella squadra, ma poi in allenamento c'era un divario di qualità, dai, era evidentissimo. Io mi limito da anni, ovviamente deriso, a suggerire che l'unico criterio nello sport dovrebbe essere bravo, non bravo. Vi ricordate quando c'era Andy Luotto che diceva buono, non buono? Io farei così, sarebbe molto più semplice. Ho percepito che per te Fuschia non è un grande allenatore, era più bravo a giocare. C'era un mio amico che diceva valuteremo le loro carriere. Non si discute. Un'altra risposta. A proposito, cosa serve alla Virtus, dell'ultima domanda, per affrontare un'Eurolega da playoff? Perché l'obiettivo è fare un'Eurolega da playoff per mantenere la partecipazione nell'anno a venire. Secondo me pochissimo. Sicuramente tutte le squadre di Eurolega di alto livello hanno un centro che sotto i 2,16 non viene nemmeno preso in considerazione. Che poi sia un giocatore tatticamente straordinario come Tibor Pleiss, che ti esce e fa 3-4 bombe in finale e fortuna, ma ci sono i vari Milutinov, c'è quel ragazzo di colore che ha l'Olympiakos, che credo sia uno dei molti fall che esiste, che viene dall'Africa, che è un altro giocatore clamoroso. Credo che oltre a un perticone di 2,16-2,18 rimangano pochi gli spot aperti in una Virtus già adesso ambiziosa a livello di Eurolega, e sicuramente tra il coordinamento tecnico dato da un santone della palestra europea come Sergio Scariolo e gli investimenti di Zanetti, credo che sicuramente non si faranno mancare nulla. Ok, Wims in quintetto? Lui è un giocatore clamoroso, veramente clamoroso, oserei dire in certi momenti addirittura leggendario. In una delle ultime partite, non mi ricordo quale, ho visto una stoppata in un momento determinante dell'incontro che sembrava quella di LeBron James nelle finali NBA. Un giocatore così, dal mio modestissimo punto di vista, in una squadra ambiziosa un suo spazio lo trova sempre, perché fa sempre quello che serve, è una roba incredibile. Troppo vecchi Teodotis, Hackett e Bellinelli? Ma forse tutti e tre assieme sì. Hackett non è vecchio, Hackett è assolutamente integro dal punto di vista fisico, però voglio dire, a parte il fatto che credo che le scelte siano sempre, diciamo, biunivoche, no? Cioè sceglie il giocatore, sceglie la società. Non so cosa sceglierà di fare Teodosic, credo che Bellinelli sia attaccatissimo alla Virtus se vuole rimanerci, però ogni tanto quando la notte mi sveglio e penso alle mie sventure, guardo un assist di Teodosic e dico c'è ancora speranza. Matteo, noi ti ringraziamo tantissimo e ti facciamo in bocca al lupo per il proseguo della serie appassionante con Verona. In bocca al lupo di cuore. In bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie Matteo. Mille a Matteo Bonicioli. Qualche consiglio dalla regia, appena torniamo scomparirà magicamente Max Cocchi perché volerà Radio Basket 108, la radio del basket, per la sua trasmissione Virtus. Sì, siamo noi insieme all'ottimo Gianluca Bovinelli, quindi grazie a Max per essere stato ovviamente con noi e ovviamente rimaniamo con Luigi Balduini, ci troviamo tra poco. Di nuovo in studio con Sport Club. Luigi, ti ricordavi, no? Probabilmente quando io dissi a suo tempo la quota nettamente a favore di Milano è sbagliata, 1,50 Milano, 3,40 la Virtus. Io dissi guardate che è da puntare forte la Virtus perché è molto più equilibrata. Poi la Virtus è andata bene perché pescando Hackett e Scenghiglia i valori sono ulteriormente modificati. Però adesso si gioca la Virtus a 1,54, Milano a 2,65. Non si rischia di commettere un po' l'errore inverso, di dare già vincente la Virtus quando non lo è affatto? Per me è un errore questo, perché come non era così vincente Milano, l'abbiamo detto l'anno scorso, anche
come quest'anno, non è la stessa Milano, come diceva Ergin Ataman anche qui. Milano l'anno scorso aveva appena preso la scoppola delle Final Four, in cui 20 giorni prima era stata buttata fuori dall'Europa e c'erano mille problemi interni fra giocatori, quelli che dovevano essere tagliati fuori per la finale scudetto, quelli che potevano rimanere, quindi c'era veramente era una torre di Babele. Mentre invece in questo momento la Milano ha già digerito quella che è stata l'esclusione dalle Final Eight per entrare nelle Final Four dall'Efes stessa, e quindi è già concentrata da oltre un mese e mezzo, su questa fase, che è l'ultimo traguardo vero che rimane veramente a Milano. La Virtus, tutto sommato, si augura a Milano che sia già pagata dal fatto, e non credo, che non credo neanche io, dal fatto che comunque ha vinto l'Eurocup e che comunque sarà in Eurolega l'anno prossimo, e quindi secondo me è una serie più equilibrata, in cui io comunque direi che vedo alla fine vincente la Virtus. Però in quante partite? Per me in 6 o in 7. Io ipotizzo come te 6-7 partite. Sì. Addirittura 7 mi sembra più probabile, però non si sa mai, perché basta un nulla per poi l'altro scivolare anno prima. L'abbiamo sbagliato tutti, esatto. Non si discute. Fortitudo, hai qualche novità? Nessuno si è fatto avanti, c'era questa scadenza del 31 maggio. Fortitudo, nessuna novità. Tu avevi paventato una cordata con Myers. Ci fu un mese e mezzo fa. Sì, di una cosa che c'era stata. Sono andati un mese a parlare, hanno provato a chiedere qualcosa. Che niente. Io sappia, no. Si è sfasciato. Ma perché? Hanno fatto retromarce perché hanno trovato porte chiuse? Non hanno trovato porte chiuse, però ci sono comunque porte socchiuse, perché la Fortitudo, ripeto, è sempre. Apre un attimo uno spioncino, come dicevi tu. Se io voglio comprare la Fortitudo, io prima faccio un'assemblea con conferenza stampa. Con il direttore di banca di fianco. Esatto, direttore di banca, magari chiamo due rappresentanti del tifo, io ti avevo aggiunto come consiglio. Bisogna stare attenti, perché dopo magari vi è già una sorta di divisione. Io ti faccio vedere un progetto imprenditoriale dicendo: sono qua e i soldi ci sono. Ok, con un direttore di banca che garantisce. Quindi, e io faccio un'offerta formale. Qui si comincia. Poi dopo, se volete, facciamo e andiamo a vedere i conti, andiamo a vedere. Se mi dicono: "Ma si sono fatto offerte, guarda, abbiamo fatto la conferenza ieri". Ma sai come si fa quando tu compri un'azienda? Tu ti presenti con le garanzie necessarie, dici: "Vendete, noi avremmo un'offerta aperta", perché è chiaro, tu devi andare a vedere dentro. Tu devi fare una due diligence dell'azienda per poter vedere. Cioè, mettere quei soldi tecnicamente ti consente. Metti una garanzia fino a. E ti consente di vedere, esatto, se l'azienda è sana, esatto, o comunque vi è la possibilità di operare. Esattamente. Questo poteva essere fatto, non è stato fatto. Io penso che in questo momento, leggevo anche alcune dichiarazioni di Gianluca Muratori. Quando il tifo si lamenta di Pavani, che pur ritengo in grande buona fede, però può avere le proprie ragioni, ha sbagliato, ma chi non fa non sbaglia. D'altra parte invece io dico ai tifosi: grazie a Dio c'è Gianluca Muratori, che continua a metterci delle pezze già da quanti anni è? No, non solo delle pezze, ha fatto un grande lavoro. Ha fatto un grande lavoro. Ricompattando un tifo, portando la squadra in Serie 1, tutto quello che volete. Ma lui ci ha messo i soldi. Per carità, ma infatti, sai, noi siamo. Pavani ci ha messo l'attività facendo delle scivolate ripetute negli ultimi anni. Noi siamo questi qua. Cioè, purtroppo, poi io fossi in Muratori e Pavani, saluterei, e se ci fosse un'offerta valida andrei a cedere. Mm-hmm. Perché secondo me. È un rapporto che si è logorato, ok? Però è innegabile che Muratori ti abbia dato tantissimo e Pavani abbia fatto il suo lavoro. Non mi è piaciuto come è scomparso negli ultimi mesi, tanto che qualcuno si è lamentato. Uh-huh.
e qualcuno ha anche deciso di salutare proprio perché Pavani non è stato presente. Certo. Però parliamo di persone che hanno dato, uno in particolare perché ci ha messo i soldi, un contributo fondamentale. Poi evidentemente qualcosa è finito. Io sarei tranquillamente nell'ottica di uscire di scena, questo lo dico con grande sincerità. Però questo non vuole dire che non abbiano fatto un grande lavoro per un certo periodo, eh? Intendiamoci molto bene. Ritengo che il ciclo sia terminato. Penso che su questo non ci siano grandissimi temo dubbi. Temo anche io, temo che lo sappia questo anche il consorzio, quindi vedo Pavani in uscita sfumata e sta ancora trattando. Adesso è presente, è mancato per un po', ma adesso è presente più che altro per trattare con gli agenti quello che rimane da pagare per i giocatori. E l'anno prossimo si ricomincerà con, non con Pavani, fra due mesi si ricomincerà senza Pavani, sempre con Muratori, io mi auguro. Perché poi può non piacerti Muratori, dice al tifoso, però metti ma se soldi. No, chi paga la bolletta della luce? Esatto. Dico una sciocchezza qualsiasi. Esattamente. Ecco, questo è il ragionamento. Chi ripiana i debiti? Chi ripiana un errore? Però ribadisco, capisco il tifoso che possa essere arrivato un po' saturo, questo è un dato di fatto. Certo, certo. Il problema è che bisogna rispondere all'ordinaria amministrazione. Noi siamo questi qua, cioè si va nel momento in cui, come ha detto Bonicioli, si va dritti e si attacca la persona, ci si dimentica a volte di quello che ha fatto. Muratori ha messo tanti soldi sul tavolo. Pavani li ha gestiti più o meno bene, non mi interessa, ma li ha gestiti, l'altro li ha messi sul tavolo. E il problema è che se non li mette Muratori, non so quanti altri, onestamente, ne possano mettere. Grazie a tutti per averci seguito, noi ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre con Sport Club, state con noi.